svolto oggi il 22 novembre presso la Sala Auditorium della provincia di Torino il convegno nazionale La violenza sulle donne e le strade per la prevenzione. Prevenzione e programmi di cambiamento dei maltrattanti, queste le principali problematiche sulle quali istituzioni ed esperti proveranno a dare delle risposte. Numerose le autorità intervenute. Con l'assessore Puglisi per le pari opportunità. Allora siamo in questo convegno importantissimo sulla prevenzione contro la violenza delle donne. Il punto della situazione, la provincia come si sta muovendo? Dunque, i dati della violenza sono allarmanti, come sempre, mentre possono diminuire gli omicidi variamente intesi, la violenza sulle donne rimane costante se non in aumento. Sono numeri sconvolgenti, uccide la violenza più della guerra, è la prima causa di morte per le donne. Quindi la provincia da diversi anni lavora su questi temi. Negli ultimi 3 anni ha costituito questo tavolo che oggi presentiamo al convegno, che presenta diverse piste di attività, di azioni, piste operative di intervento, che hanno tutti un comune denominatore, cioè la prevenzione. E si previene a scuola con l'educazione dei ragazzi, si previene sul territorio con una migliore organizzazione delle forze dell'ordine in collegamento con i servizi e si previene attraverso l'attività di cambiamento dei maltrattanti, perché la persona violenta, la persona maltrattante, se non cambia, se non prende coscienza del suo problema e se non accetta un percorso di cambiamento, tornerà ad essere violento. E quindi è attraverso queste 3 piste che noi intendiamo lavorare anche nei prossimi anni. E quali contributi di tipo economico sono spesi per combattere questa battaglia? Allora, noi evidentemente abbiamo chiesto al governo alcune cose, intanto un intervento multiministeriale sul tema, perché non è un tema che riguarda le pari opportunità, ma tutti. Abbiamo chiesto il finanziamento del Piano Nazionale Antiviolenza e dei centri antiviolenza, nonché la modifica dei programmi scolastici, nonché l'attivazione dei centri per l'ascolto del disagio maschile. Quindi è chiaro che ci devono essere dei finanziamenti statali, perché gli enti locali sappiamo in quali difficoltà si trovano. Noi comunque finanziamo tutte le attività di tipo didattico quest'anno sul tema e l'Associazione Cerchio degli Uomini, che gestisce appunto questo centro di ascolto per il disagio maschile. Rispetto agli altri paesi, l'Italia come si pone su questo problema? Dal punto di vista numerico la percentuale, come dire, di violenza è la stessa, è un tema endemico che colpisce indifferentemente tutte le parti del mondo nello stesso modo e con la stessa percentuale. L'Italia però è indietro, non tanto dal punto di vista legislativo, perché abbiamo una buona legislazione, quanto dal punto di vista dell'applicazione poi delle leggi. Le leggi devono avere gambe per essere efficaci e quindi finanziamenti. Normalmente vengono segnalati casi di violenza, la legge li tutela fino a che punto? Molto relativamente, cioè le leggi sono utili, ma non è solo il piano repressivo della legge, faccio per esempio riferimento all'ultima legge, perché evidentemente non è solo attraverso la repressione che si risolve questo problema. La ringrazio. Sono stati i giovani veri attori di questa iniziativa, coinvolti personalmente nel nome della sensibilizzazione. Un confronto che li ha visti soggetti attivi in un dialogo libero con le istituzioni promotrici dell'iniziativa. La sensibilizzazione a partire dai giovani e dalla scuola, come punto di partenza e primo passo verso una presa di coscienza delle problematiche di genere nella nostra società. Ci troviamo qui con la dottoressa Ferdinanda Bigliani, che è una delle fondatrici del Centro Studi di Comunicazione del Pensiero Femminile. Dottoressa, che cosa è esattamente il Centro Studi e di cosa si occupa? Il Centro Studi è una biblioteca. È una biblioteca dedicata agli scritti delle donne. Mentre ne parlo faccio subito un inciso, che è lo stupore che tante ragazze che vengono da noi, vengono di solito per delle ricerche, perché stanno facendo l'università, quindi sono ragazze istruite, si guardano attorno, noi abbiamo 4.000 volumi e dicono
Oh, ma sono stati tutti scritti da donne. Allora, questo ci fa capire che attualmente l'università sta lavorando poco sugli studi di genere. Per fortuna spesso le studentesse prendono delle iniziative autonome, è il caso ad esempio di Altareva, che per lo scorso anno e per questo anno accademico che verrà sta organizzando dei corsi di storia delle donne, di lavoro su una cultura di genere. Fortunatamente è così, perché purtroppo dopo un momento in cui l'università si è aperta agli studi delle donne, oggi le cose sono un po' in stand-by. E che si occupa Gaga gli anni 70 di tematiche femminili, autocoscienza, emancipazione. Che differenza nota fra quella che era la condizione di quegli anni della donna e quella che è la condizione attuale, soprattutto per quanto riguarda la violenza? Cose sono molto diverse. Da un lato si deve tenere presente molti aspetti. Uno è la crisi, e certamente la crisi ha un peso sulla situazione della violenza in genere, non stiamo parlando soltanto della violenza contro le donne, ma della violenza in generale. L'altro aspetto è che indubbiamente dagli anni 70 in poi la condizione mentale e culturale delle donne è cambiata. Le donne non riconoscono più la loro condizione subalterna. Si considerano dei soggetti completi, non mancanti di niente, e dunque assolutamente autonome, autosufficienti, in grado di pensare e di interagire con la società in modo autonomo. Questo non è detto che sia molto gradito dai loro compagni. Accade che, ad esempio, il caso più frequente è quello della donna che decide di separarsi da un compagno che non ama più o col quale il rapporto si è incrinato ed è diventato violento. È questa la ragione che spesso porta a casi di violenza estrema come il cosiddetto femminicidio. Credo poco, a proposito di questo, nell'inasprimento delle pene. Anche perché sovente abbiamo visto il femminicidio porta poi ad un uomo che si suicida. Cosa vogliamo fargli ancora? Gli vogliamo disperdere le ceneri al vento? Non ho capito. Cioè, ci troviamo dunque di fronte a un caso di violenza talmente estremo da prevedere poi la morte dell'autore, il suicidio dell'autore. Dunque l'inasprimento delle pene secondo me è poco efficace, e lo sapevamo già ai tempi di Beccaria, dei delitti e delle pene. Credo che invece sia molto significativo tutto ciò che possiamo fare sul cambiamento culturale, sul cambiamento delle relazioni. Ma quali provvedimenti dovrebbero essere presi per prevenire, secondo lei? L'azionismo femminile che si oppone alla violenza, in particolare i centri antiviolenza, per poter vivere hanno bisogno di risorse. Quindi che questo lo si chieda in un momento così critico dal punto di vista economico sembra un paradosso, ma non è così, dato che oltretutto la violenza contro le donne implica uno spreco enorme di risorse. Il dottor Schinco, che oggi è presente e che è fondatore del centro Demetra, ci raccontava del caso di una paziente sottoposta a una serie enorme di esami invasivi e costosissimi per cercare di capire il suo problema di salute. Finalmente a qualcuna, credo una assistente sanitaria, venne la buona idea di chiedere: ma signora,
Lei in famiglia è felice, va d'accordo col marito, è lì che si aprirono le cataratte del pianto della finalmente denuncia di una situazione di violenza. Allora, per quella donna erano stati spese molte risorse per curare una malattia che non c'era, o meglio, c'era, ma era una malattia dell'anima, era una malattia della relazione. Quando dico dobbiamo investire delle risorse sui centri antiviolenza, anche se è vero, le risorse mancano, ma credo che quello sia un investimento che è un buon investimento, che ci farà risparmiare. E dunque è una scelta da fare. Questi percorsi che sono pensati molto per il recupero di questi soggetti violenti nei confronti delle donne, però anche un duro percorso è quello che la vittima, la donna stessa, deve affrontare, anche perché c'è tutto un percorso legale, un percorso è previsto per esempio in questi centri un accompagnamento psicologico. Contro la violenza agisce a tanti livelli. Uno è sicuramente quello psicologico, un altro è quello sanitario, un altro importantissimo è quello legale. Io poi personalmente sottolineo sempre un aspetto fondamentale, che è quello dell'accoglienza. Il primo incontro con la donna che si è determinata a denunciare una situazione di suo disagio è importantissimo, perché tutto comincia lì, è in quella relazione che la donna deve sentirsi compresa, non giudicata, quindi mai domande del tipo ma lei che cosa ha fatto per scatenare, no, mai. In alcuni casi dove si tratta di violenza sessuale o di violenza fisica, le operatrici devono conoscere molti modi di interagire con le vittime. Dunque, i centri antiviolenza devono poter offrire un'assistenza continua in un percorso dove, e questo lo sottolineo con energia, comunque la protagonista è quella che alla fine prende le decisioni, è la donna, è la sua, è la prima e l'ultima parole che, lo voglio sottolineare, non sono le parole di un soggetto debole, sono le parole di un soggetto forte, perché la donna, nel momento in cui decide di prendere in mano la sua vita e dire quello che le sta accadendo, è forte, e la parola di questa donna è una risorsa, diventa in quel momento una risorsa di libertà per tutte e per tutti. Di femminicidio, se parlate degli appunto eventi più cruenti della violenza, per quanto riguarda invece la violenza psicologica, è forse un caso più ambiguo, più difficile da affrontare. Per questo la violenza psicologica è particolarmente insidiosa, ha il potere di indurre nella vittima uno stato di disagio in cui la persona si autocolpevolizza, in cui l'autostima viene abbattuta a un livello tale che la vittima arriva a credere, è un po' la sindrome di Stoccolma, arriva a credere di dipendere in realtà in tutto e per tutto proprio dall'autore della violenza. Quindi è una fattispecie che per fortuna oggi viene tenuta attentamente in considerazione, pericolosissima, che può indurre nella vittima stati di carenza tali da favorire delle dipendenze da alcol, da sostanze, da fumo esagerato, da gioco, stati di depressione
gravissimi e dunque sì, è molto giusto che venga tenuta in attenta considerazione e sia attentamente monitorata e che operatori e operatrici dei centri antiviolenza imparino a riconoscerla.